Ti ricordi come si fa? Più o meno. E zacchete! Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non ho capito un basso. Non facciamo per voi. Sì, siamo noi. Forse potevamo farlo senza. Nel dubbio abbiamo detto, vabbè, evitiamo di beccarci poi delle multe miliardarie. È più bello con, fa più... Facciamolo con, così, sì, sì, sì. Così anche i posteri, quando voi lo guarderete nel futuro, poi sarà, l'umanità non sarà stata distrutta, direte, ah! Sì, non sarà, sì, non sarà stata distrutta, direte, ah, va che pirla. Sì, era, però si andava in giro così, quindi... Ai nostri tempi, quando eravamo giovani e non saltavamo più i fossi per il lungo, però ci ricordavamo ancora come si faceva, si andava in giro in questa maniera. Ciao a tutti, come state? Siamo tornati. Yeah! Cioè, sono tornati relativamente, nel senso che in questo momento il negozio è chiuso, cioè sì, stiamo facendo le pulizie davanti. Ma aprirà presto, il 18 dovrebbe aprire. Il 18 maggio. Speriamo per allora di rivedervi tutti, speriamo che nel frattempo le robe siano andate tutte bene, che abbiate seguito tutte le regole di distanziamento sociale, non abbiate fatto pirla che andavano in giro senza aperitivi, esattamente, che tutti state bene e che quindi ci si possa rivedere tra breve senza abbracciarci, però da lontano, sì. Ciao. Così, ciao. Nel frattempo, nella lontananza che viene avvicinata invece dal mezzo telematico, chissà se si sentirà qualcosa. No, se noi lo facciamo poi. Lo facciamo, poi vediamo un po' cosa succede. Ci eravamo lasciati con delle novità a livello di Ibanez, se vi ricordate, no? Ci eravamo lasciati facendovi vedere il 1500, l'EHV 1500. Che abbiamo già venduto. Che abbiamo già venduto. Ciao. È andato, ciao. Ne arriverà un altro. Yeah. Che è già stato venduto. Ciao. Oh, no. Ciao. Però nel frattempo ne sono arrivati anche altri. Facci vedere. In particolare, e voilà, un altro 1005 MS. Questa è la versione 1505 MS, che è la versione premium, quella fica. Sempre funned. Sì, sì, sempre funned, sempre 35-33, con una finitura superficiale che era tipo submarine, fondale sottomarino, non mi ricordo più, qualcosa del genere, quindi insomma, bello. Una finitura molto molto figa. Partiamo prima a farvelo sentire subito. Facci sentire come suona, Luca! Esattamente, e allora, ovviamente dovrete scusare il mio playing, già normalmente non eccelso, in questo caso sì, abbiamo i guanti, non perché scuse, vogliamo imitare Scott Levin, che salutiamo, ciao Scott. Ciao Scott. Ma perché almeno... Ma no, se lui sa suonare con il guantino, saprai suonare anche tu. Di sicuro anche io ce la farò. Suonerai meglio. Anzi, molto meglio. Scopriamolo subito. Scopriamo un po' cosa succede. Ecco. Allora, prima cosa che ne vinciamo, suonare con i guantini è più difficile di quello che sembra. Sappiate che quando verrete qui, almeno all'inizio, li dovrete usare anche voi, quindi abituatevi. Non rompete le balle. Non rompete le balle. Allora, cos'è questo? Se venite a trovarci, venite mascherati. E guantati. I guantini, guantati. Quelli, se non ce l'avete, ve lo offriamo noi. Però se venite con i guantini, è decisamente meglio. Abbiamo un EHB, ricordiamo per cosa sta. EHB sta per Ergonomic Headless Bass. Wow. Ergonomico è ergonomico perché avete questa forma che richiama un po' le Strandberg, tutta così super sottile, super leggera, così è comodissima. Io questa è una delle forme che mi piacciono di più nella vita. È headless, ha questo sistema brevettato dai Ibanez, almeno penso che sia brevettato, non ne ho idea. Nel caso ci faranno caso. Nel caso ce lo fanno sapere. E consente di utilizzare qualunque tipo di corda. Alla faccia vostra. Alla faccia vostra, quindi potete usare, no, le doppie palline non le potete usare perché non si infilano. Potete usare le corde normalissime, qualunque corda la montate. Questa viene su con delle Daddario EXL 170 5SL, quindi sì, super long. Non frega niente. Vabbè, c'è scritto sul sito, quindi io ve lo dico. E ha un sacco di legnetti più belli. Allora, ricordiamo il 1500, il 1500 MS aveva un corpo in tiglio. Questo qua invece ce l'ha in mogano africano, selezionato. Cioè non è che hanno preso, sono andati in Africa, hanno detto datemi del mogano. No, hanno detto quello, vogliamo
questo. E in questo caso questo qua ha anche un bellissimo top in radica di pioppo con questa finitura stupenda. Noi cerchiamo di non filtrarla, magari faremo un pochino risaltare qualche colore, però quello che vedete è quello che color correction sparatissima. Questo sono robe tue, io non ne voglio sapere nulla, mi fermo prima al lavoro facile, quello difficile lo fai tu. La tastiera è sempre il nostro amico Panga Panga. E vai. Bentornato Panga Panga, come stai? Spero bene. Stavolta l'hanno utilizzato non solo per la tastiera ma anche per il manico. Manico in Panga Panga. Sì, che ciao, compone. Sì, invece di Venghe hanno usato il Panga Panga, che poi è un Venghe alla fine. 5 pezzi di Panga Panga con 4 inserti di noce. Sentiamo un attimino. Too much bla bla bla, Luca. Too much bla bla bla. No, anzi, sentiamolo sempre in passivo, ma usando solo il pick up al manico. Tra l'altro, sentite come silenzioso. C'è un segreto che vi sveleremo tra breve, speriamo. Ah, svelaci qual è il segreto. Allora, il segreto è che la parte elettronica, Lorenzato, il segreto è l'amore, sempre. E il segreto, in questo caso, nello specifico dell'assenza di ronzio, è che l'amore. I pick up che montano, fatti con amore, mi auguro, sì? Sono sempre dei Nordstrand. E voi direte, sì, bella storia, sono i big singles, sono quelli, sempre quelli, li usano da me da anni. E io a questo punto vi dico, sciocchi, stupidi, no? Sembrano dei big single, in realtà sono dei big split. Sono sostanzialmente degli split coin, ok? Fino a qui sono dei bambina, e da qui in poi sono precisioni noni. Sì, tipo, sono, diciamo, possiamo chiamarli dei noiseless, diciamo, dei doppia bobina, mettiamolo ecco, così. Ecco. Sostanzialmente sono due bobine, esatto, messe una vicino all'altra. È molto figo questo. Ma prima, se volete che noi si vada avanti, resteremo fermi. Qualcuno dirà pure di no. Qualcuno dirà di no. Per te il video finisce qui, mi spiace. Chissà prima, cosa ti perdi. Adesso vedrai. Prima, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Mm-hmm. Se l'avete fatto, disiscrivetevi e riscrivetevi subito, così per certezza. Cliccate sulla campanella dicendo che volete sentire tutte le nostre notifiche sempre per sempre, quella volta al mese, un like se vi va, se no e poi lasciateci un commento, diteci vi piace questo così a primo acchito, preferivate la versione quella più economica. Questa è davvero figa. Li avete già provati? Improbabile. Però vabbè, però può anche essere. Siete contenti di rivederci? Sì, no? Andate a quel paese? Scriveteci. Andiamo avanti adesso sentendo un po' questa elettronica che abbiamo in giù. E qui abbiamo... detto l'elettronica? No, lo diciamo ora. Passivo con tono passivo. Attivo con alte, basse, medie, frequenza delle medie. Guarda. Sapete cosa facciamo? Noi adesso andiamo a tagliare un po' le medio basse, non troppo basse, un pochino. Aumentiamo un po' le alte. Vediamo che tono viene fuori con questo settaggio pazzerello. Ok, bisogna imparare a fare i glissati. Stavamo sempre usando il pick up al manico, se vi poteva interessare. Figo, bello, bellissimo, mi piace un sacco il fatto di poter scegliere anche la frequenza delle medie, una cosa estremamente utile. Direi che è molto bello. Sì, molto bello, le frequenze poi sono anche centrate piuttosto bene, nel senso che non sono mai troppo estreme, si riesce a ottenere anche dei suoni tutto sommato abbastanza morbidi. Cioè, vedete questo basso qua, la prima cosa che vi viene in mente cos'è? Yeah!
o quello, oppure gli anni 80 tutto super patinato, mega squillante così. Invece sì anche quello che dicevi tu, sì, ma non necessariamente, nel senso che vengono fuori anche delle cose in realtà molto molto tranquille, insomma lo potete usare per il funk, per il soul, per il rock and roll. Faccio sentire qualcosa di rock and roll. Di rock and roll, va bene. Speriamo che non sia esploso tutto. Multiscala, ve l'abbiamo già spiegato mille volte, il multiscala lo sapete cos'è, ok? La corda più grave è più lunga, le corde più acute sono un po' più corte. 35 pollici, 33 pollici, in teoria potete usare qualunque muta di corde. Usate il super long è meglio, però diciamo che una qualunque standard ci può stare. I vantaggi di questo strumento headless, allora, intanto che è corto, siamo circa forse un pochino meno di un metro, è leggerissimo, 3 kg forse, e una leggerezza sconvolgente, viene con un sacco di ammenicoli perché viene con intanto la sua custodietta piccolina tipo chitarra, è bellissima da portare in giro, così quando vi fermo dicono ah che bella una chitarra, voi potrete dire finalmente sì. Anche se non è vero, però sembra in effetti. Viene con gli strap lock, viene anche con una rampa che potete inserire qui sotto, in realtà no, scusate, nel multiscala non mi pare. Possiamo farla con la finger ramp? Possiamo fare con la finger ramp, yeah. Esattamente, finger ramp che ci fa tutte le rampe per gli strumenti, fa le rampe per i jazz principalmente, ma può fare anche la rampa per qualunque tipo di strumento, quindi qui sopra, anche per gli skateboard. Anche per gli skateboard, sì, oddio, ce ne vuole un po' tanto, preparatevi a spentare due lire, però, dato che esatto, mi pare che qui sopra non la mettono i modelli quelli standard. Voi adesso vi sentite, no, cacchio, lo volevo, ma volevo anche la rampa. Perfetto, non c'è problema. La si ordina da finger ramp, ve la fa tutta apposta, tutta bella fighissima, ce l'ho anch'io, la uso. Sì, è piazzata lì, cioè nel senso non si toglie, mi ha cambiato il modo di suonare, e la potete mettere anche qui sotto. In generale ragazzi, questi nuovi HB è come se Ibanez fosse arrivato una sera e avesse detto facciamo qualcosa di figo. Sì, facciamo qualcosa di figo, che cosa vorrebbe Luca? Ah, questo è perfetto. E questo è tutto quello che desidero da un basso. Suona tanto, suona bene, è leggerissimo, è molto comodo tenere addosso, e l'estetica a me piace da impazzire. Sì, sono molto fichi. Non so se ti piacciono, però. Sì, devo dire sì, anche se io sono più classico di solito. Infatti, questi qui sì, mi piacciono. Ah, bene, dai, sono contento. A noi piacciono, a voi piacciono? Fatecelo sapere in un commento. È l'unico modo per renderci nota la vostra opinione. Quindi sfruttate questo metodo, fateci sapere se vi piace, se non vi piace. E ci vediamo al prossimo video. E ci vediamo, speriamo, ci vediamo, in negozio. Speriamo in negozio, con i guantini, con la mascherina, con le distanze appropriate. E però almeno ci vediamo. È già qualcosa. Allora, niente. Esatto, adesso ci inventeremo una nuova sigla, perché non potendo usare il plettro per fare roundabout. Oh no. Vabbè, non importa, ci inventiamo qualcos'altro. Facciamo, mandiamo in passivo, tagliamo un po' il tono, vediamo, sì, ma mi inventerò qualcosa come sempre, dai, non importa. Grazie mille a tutti, ciao! Al prossimo video! Siamo tornati, sì! Sigla questa. Sì, vabbè, un po' ogni 80, dai. Cioè, immaginatevi Tokyo urbana, così, dai. Vabbè, ok. Ciao.